Oggi è anche la giornata per la battaglia all'AIDS, ricordiamolo, ma soprattutto io approfitto di questa occasione che ho vicino anche il Presidente. Noi dobbiamo fare nuove campagne di sensibilizzazione per le malattie a trasmissione sessuale. Non è finita, nessuno si illuda che è finita. Abbiamo delle casistiche purtroppo estremamente negative, abbiamo addirittura non soltanto continuano a ammalarsi persone di HIV, ma ci arrivano quando la malattia è già conclamata e quindi non si riesce a intervenire in una fase semplice durante la sieropositività, perché non si fanno le analisi, non si fanno i screening, persone che hanno comportamenti a rischio non fanno analisi. Questa è una cosa veramente estremamente delicata, dobbiamo spingere non soltanto ad un'azione responsabile nei comportamenti della propria vita, bisogna usare i mezzi per proteggersi, ma bisogna anche fare le analisi e controllarsi, perché un fatto è scoprire l'HIV quando la malattia è già conclamata, un fatto è quando si è sieropositivi. Quindi su questo oggi è una giornata importante, parliamo di AIDS, parliamo anche di malattie sessualmente trasmissibili, sappiamo come interferiscono nella vita anche provocando sterilità tra i giovanissimi, sono in aumento, questo è un pronto soccorso, se andate a parlare in qualche altro pronto soccorso anche a Roma che ha pronto soccorso ginecologico, vi racconta uno scenario che pensavamo inimmaginabile nelle nostre città oggi, e invece di questo bisogna parlarne. Quindi è una giornata non solo di inaugurazione ma di sensibilizzazione, e d'altra parte, visto che parliamo anche di vaccini, c'è la vaccinazione al papillomavirus, quindi rimaniamo nell'argomento. Io vi ringrazio tutti e buona settimana.